Ma diciamo che di solito non ascolto la musica prima della gara, preferisco stare in disparte, concentrarmi, stare in silenzio, rilassarmi il più possibile. Allora, è davvero bello perché comunque sia sono con la nazionale, siamo un gruppo unito e diciamo dal punto di vista dello sport in per sé è più faticoso perché ovviamente allenandosi in montagna, allenandosi a livello del mare cambia, però poi dopo hai diciamo dei benefici e quindi questo ti porta anche a allenarti sempre più forte, sempre più motivata per poi quando scendi in vasca e migliorare sempre più. Diciamo rappresenta quasi tutta la mia vita perché mi dedico sia la mattina che il pomeriggio. La mattina oltre io vado ancora a scuola perché essendo la più piccola, quindi ho l'ultimo anno di scuola, però faccio nuoto la mattina e anche nuoto il pomeriggio, quindi la maggior parte delle mie giornate sono concentrate nello sport, infatti ho anche le amicizie ovviamente nello sport. Dedico gran parte del tempo a quello. Sì, diciamo che già ora come sport diciamo, è visto bene, abbiamo una nazionale super forte, diciamo, e abbiamo degli atleti di alto livello come Federica, Gregorio, Gabriele che portano in alto l'Italia e ci sono anche tanti giovani, me compresa, che portano sempre avanti questo sport. Ovviamente il calcio diciamo, è più un business e non proprio uno sport in sé per sé, però bene. Ciao a tutti, grazie.